66 16. Ed eccoci qua, come promesso ci colleghiamo con Roma, dove nel pomeriggio avverrà la votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il governatore del Veneto si trova già lì. Buongiorno a Luca Zaia, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, come va questa trasferta romana? Siete pronti per questa votazione? Cosa prevedete? Che impressione ha avuto? Beh, intanto la solita impressione è che sto meglio a casa che a Roma, questo è poco ma sicuro. Le elezioni iniziano con tutti i grandi elettori alle 15-16, insomma intorno a quell'orario, e staremo a vedere cosa accade. È altrettanto vero che mi sembra di capire, visto considerato che sono i grandi elettori, i grandi numeri, quindi la maggioranza e quindi il governo, vuole far passare le prime tre votazioni, che sono quelle che prevedono il quorum dei due terzi, con schede bianche, in modo tale da eleggere il Presidente della Repubblica, sempre da quel che si capisce, alla quarta votazione, che vorrebbe dire sabato mattina. Ma quindi chi sono i grandi elettori coinvolti in questo caso? Ci sono i presidenti delle regioni, ovviamente? Beh, ci sono ovviamente i presidenti delle regioni, nel nostro caso il presidente anche del Consiglio regionale, e un consigliere dell'opposizione, in questo caso per il Veneto il consigliere capogruppo del PD. E poi ovviamente i parlamentari riuniti assieme, quindi Camera e Senato, che voteranno appunto il nuovo Presidente della Repubblica. Una sua impressione personale, o perlomeno lei, per chi se può dire, per chi voterà o chi vorrebbe insomma vedere eletto? Ma guardi, ancora un nome non c'è ben definito, però abbiamo le caratteristiche. Siamo davanti alla gestione di una Costituzione, che è la Costituzione della Repubblica Italiana, che è stata fatta nel 1948, è stata fatta da quelli che sono definiti i padri costituenti, che erano degli autentici federalisti. Il problema è che la Costituzione poi è stata gestita da autentici centralisti. Quindi io spero che il nuovo presidente sia un presidente che non dia più mandato di interpretare territori come il Veneto, come la colonia dell'impero, la periferia dell'impero, ma bensì che siano territori che abbiano, come accade in Germania, che abbiano federalismo, che abbiano autonomia, insomma che le tasse restino a casa nostra. Lo dobbiamo ricordare, perché se restassero come in Trentino Alto Adige 9 decimi di tasse in Veneto, avremmo 20 miliardi di euro in più ogni anno. Tanto per dare una dimensione, l'IRAP che si paga nelle aziende, quindi il costo dell'IRAP, vale 8 miliardi, vorrebbe dire averne ancora 12 a disposizione per non autosufficienti, per il sociale, per far strade, per dare servizi ai cittadini, per incrementare l'occupazione, visto considerato che abbiamo 200.000 disoccupati in questo momento. Mi sembrano delle premesse interessanti, io vi auguro un buon lavoro, poi magari ci sentiamo appunto settimana prossima per commentare come sarà andata questa elezione. Governatore, grazie ancora, a presto! Grazie mille, buon lavoro a voi, un saluto a tutti.